Double Face, ragazzi, e benvenuti in questa nuova parte di Silent Hill. Arara, sì, Juggernaut, esatto, Arara. Però fame, me ne sono ancora fuori. Azz. Cioè, praticamente ieri sono uscito alle 16, 18 ore a casa, per me tutto il giorno sono un'ora e mezza, poi compiti. Ah, allora ok, ci sta. Allora ok. Mica 2 ore per tornare a casa, ti sono vicino se la va. In impegno, ho finito di lavarmi i denti e mi spiace, ma ho letto in tempo ciò che mi hai scritto. Ah, peccato, ho visto le news, ragazzi. A parte, vabbè, questo ormai non c'è. C'ho il tic di premere start, ma in realtà non serve. Quindi va buono, ragazzi. È il momento gaming, quindi. Allora, io faccio un controllo velocissimo su Steam, ma mi pare che giovedì prossimo. No, giovedì, che cazzo sto dicendo? No, l'8 del prossimo mese. Che è quando c'è la prossima live. Attento a quello che dice Katema perché poi confondi tutti. No, è il 4, infatti. Quando esce Sonic? Questa era la domanda. Minchia, te lo fanno pagare? 8 novembre, ok. Allora, come non detto, ce la facciamo. Perché la cosa figa sarebbe finire Silent Hill 2 a questo punto tra oggi e la prossima live che facciamo. Che vi ricordo. Venerdì e martedì non c'è live, si riparte venerdì dopo e poi si prova Sonic. Poi c'è qualcos'altro che volevo fare? Forse no. Certo, tiro la benedizione, coso bello. Con il potere conferitomi. C'è qualcosa di strano qua? Sì. Dal cacciavite tremolante. Fendente tremolante! Io ti benedico per qualunque cosa tu abbia bisogno di essere benedetto. Ragazzi, ho finito Yu-Gi-Oh! Zexal. Bellissimo. Sì, io sono al Games Week di domenica. Quel giorno starò a setacciare tutto il Games Week. Va bene, lo apprezzo, Mist, grazie. E Ben scrive: comunque, ragazzi, domanda serale così a caso. Qual è l'ultimo film che avete visto? Non lo so. Che cazzo è l'ultimo film che ho visto? Non ne ho idea. Ho il cacciavite in camera perché ogni tanto mi serve per aprire il case del PC. Nel caso qualcosa vada storto. E può darsi che vada storto. Buonasera Anna Farron. Sera, non so come ti chiami. Ma non penso tu non sappia come mi chiamo. Sei qua da svariate live. Però stavo per dire quale film vedrò tra poco, cioè Black Adam in teoria, se mio padre compra i biglietti vicino. Mi dice le interrogazioni di storia, mi ricordo cose a memoria, ma mi servirebbe. Con il potere, guarda, guarda che ti do se lava, di Federico, ok? That was but a taste of our fury. Do you yield? Io ti benedico per l'interrogazione di storia. Forza, ragazzi. Va bene, mi fate morire, siete fantastici. Allora, devo fare un new game? Sì, Born from a Wish. Hard! No, bene, posso fare hard per questa volta. O è un suicidio? Domanda legittima. Posso fare hard secondo te oppure è un suicidio? Stato Federico a richiamare i tuoi mister. Adesso dico alla prof anche la storia della sua vita. Harden subscena non è idea di vai. Facciamo Harden nel subscenario, sì, cazzo. Voglio indovinelli difficili. Ah, mi ha preso in giro, Anna Farron, mi ha preso in giro. Was all alone. Everyone's gone. Is it because of those monsters? Questa è Maria, non mi piace quello che sta dicendo. What do I do now? Do I fight and live? Or do those monsters get me? I don't have any reason to go on living.
Il bat detto dopo i sottotitoli, fantastico. I'm so afraid of pain. Should I run away? I wanna find somebody. I don't like being alone. But is there anyone left alive? Allora, dati una cosa quando hai tempo, ok. Allora, facciamo così, vi dico una cosa. Il modo in cui comincia questo scenario, non mi aspettavo comandassimo un altro personaggio, sinceramente. No, forse l'avevamo letto. Sì, però non ci avevo dato troppo peso, si vede. Perché mi ha sorpreso abbastanza in realtà il fatto che siamo partiti da un altro personaggio, soprattutto con Maria. Il fatto che si parta con Maria, che ci dice... mi metto i cazzi nel culo, no, che ci dice che lei è qui e non sa se gli altri vedono i mostri o quello che è, eccetera, mi fa credere che allora all'interno di della lore di Silent Hill 2 Maria non sia una cosa che lui, Acromio, si crea nella sua testa da solo, ma sia un personaggio effettivamente esistente, che anch'essa per qualche motivo vede dei mostri. E questa cosa non mi torna di dire che Maria è un personaggio realmente esistente che vede gli stessi mostri di James, perché entrambi poi a un certo punto scappano da Pyramid Head quando no c'è la scena dell'ascensore. Perché, allora, vabbè, mi fa crollare la teoria secondo cui sta tutto nella testa di Acromio, eccetera eccetera. E vabbè, sti cazzi, cioè non è che voglio aver ragione io. Mi interessa semplicemente capire la trama. Forse non l'ho capita. Allora qual è la spiegazione? Che c'è questo conglomerato di persone che si raduna per qualche motivo strano in questa città, quindi Acromio, Maria e a questo punto forse anche Eddie, la bambina, Storilda. Storilda poteva anche aver senso, diciamo che esistesse. E Angela, mi pare di sì. Cioè si radunano tutti questi personaggi nella città per X motivi e vedono gli stessi mostri. Questo a me non piace tantissimo, perché se ammettiamo che sia questa la strada da imboccare, vuol dire che Acromio però spiegherebbe anche delle cose, però non mi piace, parere personale. Vuol dire che Acromio, quando vede l'Abstract Daddy, vede di fatto e affronta una paura di un'altra persona. Come fa lui a vedere la paura di un'altra persona? Non è qualcosa che è nella sua testa, è qualcosa nella testa di qualcun altro, ma che ha proiettato nel mondo esterno a tal punto che... Perché noi non è che la vediamo urlare e diciamo ma non c'è nulla. No, la vediamo urlare e c'è un mostro. Quindi allora che cosa succede? Che Silent Hill è un luogo più o meno metafisico in cui le paure delle persone prendono fisicità, prendono forma, e quindi sono condivise queste paure all'interno di un luogo fisico e sono quindi visibili a tutte le persone che le hanno create. Devo dire, questo mi fa un po' scendere il pipo, perché mi era piaciuta molto l'idea che l'intero gioco fosse un modo attraverso cui James Acromio si faceva un'introspezione, cercava di venire a patti con il suo passato. Però quest'altra interpretazione che ora sto dando per cercare di far tornare gli elementi che ci sono stati proposti, mi propone un tipo di quadro che a me non piace, perché sta inserendo un elemento metafisico in una storia che secondo me poteva funzionare bene come metafora fatta molto bene. L'elemento metafisico così buttato senza una spiegazione, perché quello è il problema, è che non c'è una spiegazione, non mi fa impazzire a me. Allora, no, non dormire a lezione vista. Maria non ha una visione onirica, appunto. Chissà se la metteranno giocabile nel remake, è una bella domanda.
Può essere anche che Chrome si è immaginata la storia dal punto di vista di Maria. No, non penso. Cara, voglio piangere. Dovrò usare il pennello con l'inchiostro di China a scuola. Odio i pennelli. Guarda, non mi parlare di China che mi fai tornare in mente dei ricordi terrificanti, che mi si bucava sempre il foglio sotto, si apriva in due il coso di China. Che merda. E io ero lì che dicevo, ma perché non posso usare i pennarelli? Che cazzo è che usa questo affare per lavorare? Fa qualunque. No! Stronzata. Wow. Qua ci sono delle bottiglie di polisucco. Piglia. Ok. Quindi ora stiamo affrontando il tutto dal punto di vista di Maria. Oh, e dei proiettili, ok. Ce ne sono più di uno. Ce ne sono ancora, secondo me. Pigliali, Maria. Maria, donna, pigliali. Non li piglia. Non ti interessa sopravvivere? A parte, dove cazzo siamo? Per come la vedo io, Eddie e Angela sono reali. Noi non sappiamo che mostri veda Eddie. La parte 2 del messaggio si riferisce alla teoria che hai fatto te adesso. Fammi sapere se vuoi che ti dica la mia. Sì, certo. Ma la parte 2 del messaggio si riferisce alla teoria che hai fatto te adesso. Parte 2 del messaggio di tutto quello che ha detto? Lei ora o di un altro messaggio? Cioè, per carità, scelta dell'autore eventualmente, però cioè Resident Evil, per dire, ok, mette una cosa che è surreale, cioè il fatto che la gente diventi uno zombie, e ti dà una spiegazione del cazzo, cioè questi hanno creato questo virus perché l'Umbrella è cattiva, però è comunque una spiegazione molto raffazzonata, non è che si sono impegnati per crearla, però c'è. La gente ha creato un virus che trasforma in zombie. Oh, ci sta, fine. E quindi ti giustifica le cose. Qui ci sono, se ci sono elementi metafisici e non me li giustificano in alcun modo, per me è un peccato. A me piace che mi diano, se, che, cioè mi piace trovare le risposte alle domande del tipo perché. Infatti, giochi come Undertale e Outer Wilds sono tra i miei preferiti di sempre perché ci tengono molto a dare sempre una risposta a queste domande. E anche quando magari non ci riescono in maniera puntuale, ti danno degli elementi per teorizzare delle teorie che hanno sempre senso sulla base degli elementi che conosci. Ah, la parte del messaggio tuo, dici? Sì, scrivi pure, Ben. Sì, ma tanto ero partito per la tangente io a scrivere. E quindi ok, tutto questo scenario ci fa capire che lei è davvero una spogliarellista comunque. Mannaia cinese. Scatola di pronto soccorso. Scrivi pure. No, io ero partito per la tangente a scrivere. Notte del cielo, sì. A raccontare la mia teoria. Non mi sarei fermato fino a che non l'avessi finita tutta, anche perché se a metà ragionamento mi metto a leggere i commenti della chat, poi non riprendo più il filo del discorso. No, che cazzo fai? Come si correva? Si poteva correre, sì che si poteva. Ah, ok. Mi chiedevo se la mattina, se tanto andrò a dormire di nuovo. Non ti svegliare, ti sfido. L'Umbrella, esatto, del tipo che ho riscappa c'è il Nemesis. No, però secondo me mi sono scordato qualcosa dentro. Ma pensavo la musica l'avessero tolta definitivamente. Kiss. Tra l'altro non ci viene mai spiegato nemmeno perché questa città, Silent Hill, sia tutta nebbiosa, non ci sia un'anima viva, eccetera. Che è anche, cioè, poteva starci con l'interpretazione, ma infatti non esiste Silent Hill in questo stato. È il protagonista che non ha mai ricevuto nessuna lettera, ma si sta inventando tutto. Già, cazzo, ma quella. Ah no, quella lettera, giusto. Quindi lui, scusa, mi riceve la lettera, la legge solo in cima e va a Silent Hill. Per davvero? Devo smettere di farmi domande che
nutrono più altre domande che risposte. Non mi fa vedere cosa c'è. Ombrella tipo quello di scappa, c'è il Nemesis, sì, esatto. Di qua non c'è nulla. Serratura rotta. Prima Silent Hill alla nebbia, perché altrimenti la PlayStation esplosi. Tra l'altro al primo Silent Hill io so che mio zio ci ha giocato e se lo ricorda come un gioco che l'ha fatto cacare in mano. E io tra l'altro ve lo dico, dopo il video che ha fatto Sabaku sul Team Silent, ho parecchia voglia di giocare al primo Silent Hill almeno. Poi magari anche il terzo, ma sicuramente il primo. Parte 2 più comprensivo del primo. La città di Silent Hill è reale e porta in vita le paure delle persone. Ok, quindi quello avevo detto io. Poi ribadisco, il 2 è molto più teorico, mi piacque, spero di averlo scritto bene. Penso proprio di sì. Un botto sentirti teorizzare su come Eddie e Angela non siano reali ma siano parte di James, per come è impostata la storia di base, dovrebbe effettivamente essere tutto immaginario, ma credo di più che la città sia reale e porti in vita le emozioni di chi vi entri. Allora, ok, e diciamo è un tipo di... qua ha finito una roba che però ora voi non potete vedere. Cioè ci sta come cosa. Avrei preferito, ma forse è perché non ho giocato al primo e quando hanno fatto questo gioco erano convinti che ci avrebbero giocato solamente persone che avevano già giocato al primo. Rosico, perché non c'è una spiegazione, una giustificazione al fatto che questa città riporti in vita la gente. Quando ho cominciato a farlo, perché? Perché ci sono anche degli elementi di lore che sembrano messi... cioè, che sono messi lì e non vanno a parlare da nessuna parte alla fine di questo titolo. Come il fatto che ci sia la nave piena di gente affondata in mezzo all'oceano. Finito che sia l'oceano, vabbè, insomma, qua nei pressi di Silent Hill. Cioè, cosa mi aggiunge quella roba? Finito di mangiare, Mista fa ogni volta la speedrun per mangiare. Oddio, in realtà anche io mangio abbastanza velocemente, però, cioè, Mista fa veramente la speedrun perché scrive, mangia, riscrive, speedrunnato. Allora. Pom 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 pom, niente. Ho fatto un suono assurdo, non so se l'avete sentito, ma non credo. Musica incredibile. Vi ricordo che stiamo giocando ad Ard perché siamo dei pro player, ragazzi, dei giocatori incredibili. No, non è vero. Ah, oggi piccolo aneddoto. Ok. A lezione di videogame design and programming, insomma, del Politecnico, dove ho vinto la selezione con Feed Me Quack, insomma. What? Che ho visto? Ok. A un certo punto stamani, per farci vedere il professore, per farci vedere nella pratica il concetto di giochi che si espandono. No, com'era che si unfold, quindi si srotolano. Cioè giochi che partono, che sembrano noiosi e ti tengono aggrappato allo schermo perché ti danno a spizzichi e bocconi le loro parti interessanti, tenendoti le aspettative basse e poi dandoti appunto cose inaspettate. Mi ha fatto provare un gioco che si chiama Every Day the Same Dream, mi pare. Alla cattedra, quindi ha proprio messo il gioco, mi ha chiesto di venire alla cattedra e di giocarlo davanti a tutti. È stato bellissimo perché è un corso in inglese, ok? Non appena mi sono messo alla cattedra e ho cominciato a giocare, ho fatto "So, hi guys and welcome back into this new part of the Let's Play."
È stato bellissimo. Quindi niente ragazzi, sono diventato youtuber anche in aula. Ok, comunque mi sa che in Arda questi sono più cattivi, perché Madonna se sono più cattivi. Sono anche incazzati neri. Che tema gamer at school, esatto. Vabbè, se lavate, sei dalla parte completamente opposta. Io mi gusto le cose che mangio un boccone ogni 30 minuti. Io tra poco mi metto a giocare a Elden Ring. Ma non l'avevi platinato, coso bello? Io sono multitasking. No, non è vero, non lo so. Fate morire. Credo che quella sia più che altro Lord della città, dice Ben. Again, alle prime è un po' tosta da capire cosa faccia parte della storia, effettivamente, cosa sia solamente loro. Credo che il secondo sia molto più bello rigiocarlo più volte, notare da solo tutti i dettagli della prima run non si poteva. Semmai magari ti vedrai la mia serie che spiego un po' di cosette meglio. Ci sta, ogni modo la mia opinione rimane. Ok, sì. Senti, uno, migliore atmosfera, poi migliore storia. Poi un passo indietro, ancora un monster survivor, ora che chiude la storia. Ultimamente di ottobre, domenica devono a 30. Boia. Facciamo due numeri primi, si può? Allora, vorrei dire il 7, ma mi sa che l'ho già detto. E poi 29 è primo. Allora, 7 e 29. Se uno dei due non va bene, 11. E se nemmeno 11 va bene, 3. Io costruirei su Minecraft adesso, solo che non so aprire Minecraft. Rallenti la live. Sì, i nemici sono parecchio cattivi in effetti. Maria, vedi qualche cura, qualche cosa, qualsiasi sia. Qualcosa ha visto, bastarda. Che ha visto? Dimmelo. Sta guardando una roba, ma non mi. Eccola. Ok. E se neanche tre va bene, se neanche tre va bene, lo dite voi il numero stasera. Cioè, cazzo, un piano A, un piano B, un piano C, volete anche un piano D? Non ho capito, volete il piano alfabeto? Faccio 11 e 3 perché 7 e 29 avevo già preso. Perfetto. Visto che serviva il piano B e C. Sì, se lava 7 scrive il numero avevo scritto io. Vabbè, che avevo detto io. No, come scusa? Cos'è successo? Ragazzi, è andata a sbattere contro qui o mi sbaglio? Non me lo dire! Si può fare questa cosa? Basta ragazzi, la live, cioè, può finire qua. Perché adesso per tutta la sera io farò questa cosa. No, dai, Maria. Maria. Ti prego, rifallo. Potrei stare ore a fare questa stronzata. Sì, Maria, beccati questo. Pam. Troppo bello. Ma io dove sto andando? Munsun Street, per un attimo ho letto Mullins Street. Dirò solo questo. Tonk tonk tink tonk. Stink tonk. Beh, finché corrono alla mia stessa velocità o anche di meno, meglio ancora. Va tutto bene. Qua non c'è un cazzo, vero? La vita reale. In modo sto pensando al disegno per Halloween. Birdly si avvestirebbe. Boh. In hard sbatte sulle pareti. Sta cosa accade di base primo sentil. Ma prendo danno?
Se no, ah, ok, perché se no era la challenge, cos'era? Handle with care? No. Insomma, quella in cui giochi come China su Findfolio. Sbatto anche qua? No. Forse sì, ma devo prendere la rincorsa più lunga. Chi l'ha fatto fare a Maria di venire qua? Boh, ci lavorava, sembra. Best feature di tutto il gioco. Hands down. Maria è spawnata lì. L'ha voluto il seed di Minecraft che l'ha generata. Maria, dove dobbiamo andare? Dimmelo, Maria. Contro il palo volevo andare, ma non ce l'ho fatta. Attraversiamo i cancelli del destino. Qua è dove c'era. Dove abbiamo trovato il primo mostro, mi sa. Sfortunatamente non potrò fare la collection Gordia. Gore! Non ho avuto tempo, però proverò a fare un unico disegno a tema, anche se riesco a fare qualcosa per Natale. Perfetto. Niente. In realtà è una cacca di piccione perché è caduta quando meno ce l'aspettavamo. I will be thinking about this. Chissà che si ti esce. Ma di Minecraft dici? Allora, le cose sono due: o è un seed famoso, cioè a livello di meme tipo Metamorphosis. Oppure hai appena creato una mappa in Minecraft e hai preso il seed. Le cose sono queste. Allora, proviamo a Kansas Street. Questo gioco ce l'ho per niente. Allora, comunque in teoria non va a sbattere. In teoria qua posso salire. Ma non si può fare nulla. Nice. Dovremmo fare quello che ha fatto Maria durante il gioco base. Questo mi. Oddio, in realtà. Ora vabbè, questo sarà più corto, immagino, del gioco normale. Però sembra quasi un richiamo a Resident Evil 2, dove potevi giocare sia come Leon che come Claire. Tra l'altro personaggi incredibili, fantastici. Cazzo Street sembra proprio la via in cui lavora Maria. Cazzo Street sembra proprio la via in cui lavora. Preduto la di prova. Eh sì. No. Oh, devo chiudere Telegram ora. No, sono troppi. Via. Corri, Maria, laggiù. Che cazzo era? Un Pyramid Head storpio, cioè. Che verso era? Ogni tanto fanno dei versi che non si capisce da dove vengano. Windows Noises. No, ma in realtà era Telegram. Scelto outfit carini. Non so se prenderla bene o male questa affermazione. Lo scopriremo a fine serata su Italia Catema. No, raga, io ho trovato un canale stupendo in questi giorni. Si chiama Silvio Gunner. Che fa la parodia di Silva Gunner facendo il rip delle host di videogiochi. Con però riferimenti alla cultura italiana, tipo c'è quella di Pokémon Nero 2 che è stupenda, e poi c'è anche il finale di Undertale con. No, non ve lo dico perché sennò ve lo spoilero, però è bellissimo.
scoperto oggi in classe durante una pausa insieme a un amico e ci siamo buttati via da ridere. Che poi sono fatti strabene, quello è bello. Ah, cazzo, sono il micro cieco. Dove minchia devo andare? Serava, qual è la vostra di sottofondo giusta? Sentiamo. Cazzato? Ma ci sono interiore, cioè sprite l'interiore. Che non mi ricordo di aver mai visto, tra l'altro. Allora, c'è un posto solo in cui si può andare, bimbi. Cioè. Però è chiuso. Allora, ragazzi, ditemi che dovevo andare al Pizz Paul Orama e mi sparo. Quella che mi hai detto tu l'altra volta, quella che si chiama in quel modo. No, se lava, non mi convince così. Ditemi che non abbiamo girato come dei coglioni per 30 minuti, vi prego. Blue Creek Apartment. Ok. Pippo. Una cosa veramente che non sopporto del gioco è che non capisci mai dove cazzo devi andare. Però è un problema di molti giochi dell'epoca, ma non ci provare. Tryharding incredibile, ragazzi, per trovare una porta. Non gli piace questa porta. Poi c'è scritto qualcosa, ma non me lo fa vedere. Ben, are you sure about that? Are you sure about that? Uno di quei muri ha una porta. Ma faccio un terzo giro, ma premo compulsivamente A, ma non ne sto cavando un ragno dal buco. O un buco dal ragno, dipende dal punto di vista. Prova fino in fondo alla strada. Ah, tu dici qua forse. Minchia, meno male che c'eri te. Se no facevo tutto il giro. Vedete perché avevo bisogno di qualcuno per giocare a questo gioco? Giro, giro tondo, madonna mia. No! Aia. Via, levati dai coglioni. Meno male. Quanto l'hanno preso? Poco, dai. Ben, ma cambiano i danni che mi fanno i nemici ad hard? O cambia solo la velocità di attacco e il resto? Cazzo, ma questa è una nuova zona? Che figo. Roba interessante. Allora, mamma mia, calmati un po'. Non c'è niente dentro. Peccato. È un dipinto raffigurante dei fiori. Beh, esplicativo. È chiuso. È un modellino della terra. Perché mappamondo tipo faceva brutto. Non mi serve. Che ne sa? In alto dovrebbero fare un pelino più di danno. Salvataggio possibile. Risultato partita. Salvataggio possibile. Memoria libera 7807 kilobyte.
Non credo di avere solo 7 mega liberi. Cazzo, uscivo il nuovo video del Trono del Muori. Devo abbandonare. Come osi, coso bello, come osi. Dividici il mappa mondo versus The Chat modellino della Terra. Esatto. Ciao, coso bello, ma questa non te la perdono. Mi sa che dovrò mandare i miei seguaci a controllare il sus kebab qui. È solo una fila di piatti, niente a che fare con me. Ok. Perché deve, tutto il mondo deve girare intorno a te, vero maledetta? Il caminetto è stato chiuso, c'è scritto non usare. Do not use, giustamente. Wow, mappa. Ammazza! Ho la mappa di casa Baldwin. Baldwin l'abbiamo già sentito, sono abbastanza sicuro. Se non abbiamo già sentito Baldwin, abbiamo già sentito qualcosa di simile. Non ho alcun motivo di usare il telefono. Non eri sola, non vuoi chiamare qualcuno. Proiettili per la revolver. C'è ancora roba però. Nice. Quanti proiettili ho per la revolver? 50. Ma tra l'altro non ha la stessa arma. Ragazzi, queste, cioè, sono giochi diversissimi per trama, modo di affrontare, eccetera. Ma anche questo, secondo me, l'ha ripreso da Resident Evil, perché anche lì Claire B come scenario, ma forse anche Claire A, non mi ricordo, aveva un'arma diversa rispetto a quella di Leon. Ganzo. Miliardi di proiettili per revolver, ottimo. Oh, fino ad ora l'ho fatta pacifist comunque, non ho ucciso nessuno. Belle le candele incollate al tavolo. Texture che è un tutt'uno. Mica, ho già beccato la porta che cambia il gioco. Is somebody there? Open up. Questa scena l'ho già Hello? vista. Convince poco. Stop it. You're disturbing me. Thank God. I finally found somebody. Can you open the door? Ma ti ha appena detto di no? No. But why? Is it really necessary for me to answer all your tedious questions? Yes. Oh, I didn't know that. I want to be alone. Other people just irritate me. I just want to see another human face. Do you know what's happening in this town? There's no one here. Just monsters. Yes, I know. Fa piacere che tutti affrontino la cosa con But nonchalance, so comunque. what? It has nothing to do with me. Ma, No one insomma. here means there's no one to disturb E me. quando avrai finito il cibo, che tu fai, zio? You want to be alone in this insane asylum? Yes, exactly. How can you say that it's this town that's insane? Perhaps it's we who are insane. Both of us, hopelessly insane. Are you satisfied? Would you leave me alone? My name is Maria. Maria. What's your name? Ernest. Hemingway? Baldwin. Ernest, I'll be back.
Resident Evil nasce come gioco ispirato a Resident Evil. Sì, esatto, nasce proprio per fargli la concorrenza. Poi il fatto che abbiano poi tra psicologico è un altro discorso. Ma infatti è una cosa molto figa questa, il fatto che abbiano detto, dovete fare concorrenza a Resident Evil. E loro, come? Facendo un gioco horror. Ah, ok. E poi hanno fatto un gioco completamente diverso. Ed è bellissimo perché cazzo, avere un gioco copia di Resident Evil non avrebbe avuto successo probabilmente. Quindi hanno fatto la scelta giusta. E poi ne hanno tirato fuori anche bei giochi, ma quello è un altro discorso. Tavoletta bianca. Ok. Grazie, mister. Qui questo oggetto è troppo sus, però. Che cazzo? Davvero non serve a nulla. Ho sbagliato. Qui Maria cosa sente realmente? Perché se i mostri non esistono e se pensiamo che lei sia vera, sta immaginando. Sì, ma infatti, cioè, non torna rispetto alla trivia dell'altro giorno, torna rispetto a quella di stasera. Allora. Una cosa che avrebbero potuto fare era dirmi se una stanza l'ho completata poi oppure no, ma insomma. Cazzo, questa. Ah! Questa. Come si fa? Così. Questa casa si sviluppa pure su due piani. Siamo fottuti. Due piani, double trouble. Anche lei tira i calci, beh. Pozione pure di succo. Eh sì, fa. Tutto chiuso. Che pizza, io avevo anche sprecato dei proiettili per arrivare fin qui. No, fanculo, ma guarda, lo sapevo. Ma ti sembra il modo di salutare un vecchio amico, una vecchia amica? Ma cioè, io veramente, tesoro, ma come ti comporti? Coltello a rama quadra, brutto. Ma come brutto? Ma potente e facile da usare. Tavoletta bianca di metallo con dei fori quadrati, trovata nella sala d'ingresso del secondo piano. Con dei fori quadrati. Sicuramente so dove usarla. Vabbè, questo è solo per mettermi ansia. I nardi nemici risparmiano un paio di volte. Che cogliomberi. Ma poi aggiunge Ben, aggiunge sempre la faccina che sorride in fondo. Cioè, come per dire, tra strada c'è caco, coglione. Sembratura sembra rotta. La sembratura sembra srotta. Sto per dire. E quindi dove devo andare? Ok, fuori dall'entransuola a sinistra. Se ora faccio F1, perfetto. Cretino. Se io ora esco e vado a sinistra, tipo qua, la serratura accitamente sembra rotta. Che cazzo dovrebbe aprirsi? Cioè, che te, ma che ti aspetti dal gioco? E questa serratura sarà aperta, o sarà rotta? Ma guarda, non ci avrei mai scommesso. No, è incredibile, è tutto rotto in questa casa. Cioè, Ernest, ma tu che vuoi vivere qua solo, no? Da solo, no? Ma almeno, cazzo, aggiustala, cioè, almeno ve vedi di vivere in un posto come si deve, no? Niente. Allora, si può andare forse nella dining room, ma secondo voi si potrà andare? Facciamo un bel sondaggio. Si potrà entrare nella dining room? Ovviamente no. Salotto del palazzo. Sì. Allora non lo banni, io questa. Come? Io non. Chi ho bannato fino ad ora? Nessuno. Non ho mai bannato nessuno, cazzo.
Allora, tranne un bot forse una volta che faceva, ah, get free followers here. E io, no, grazie. Allora, l'unica è utilizzare il robo quadrato. Ci sarà qualcosa in giro. Anche se ora non sembra. Qua si può entrare? Sono speranzoso, sono fiducioso. Ma vaffanculo. Dai. Ora stai esagerando, gioco. Ma torniamo nei posti del passato. Non c'era un nemico qua. It's a scomparisciuted. Una volta trovato il bianco fiato, offrirò questo oggetto. O spirito della nebbia, portaci eterna fortuna. Scritto sul retro. Devo trovare un personaggio per Bedley. Chris, Lassie, Susie, noi li ho già fatti. Personaggio per Halloween, dici? Boh, tipo un'arpia ma al maschile, non lo so. Dovrette bianca di metallo con dei fori quadrati, trovata nella sala d'ingresso del secondo piano. Guarda, tutte le ragnatele, cioè. Torniamo alla Lunch. Come si tradirebbe scomparisciuto in inglese. Ah, ok, tradurrebbe scomparisciuto. Non lo so. Disappeared, ma in modo brutto. Che costumi di Halloween avremmo io e Katemus? Allora, Katemus, siccome è egocentrico, si egocentricizzerebbe, quindi mi creerei un lungo mantello che mi sta alle spalle con un sacco di spunzoni dappertutto, sulle spalle, addosso, sulle nocche delle mani, dovunque. E avrei un paio di ali maestose che mi permetterebbero di avvolgere nell'oscurità chiunque mi si pari davanti. E tante altre cose che voi comuni mortali non potreste capire. Va bene. Allora, quando ero piccolo mi mettevo un lenzuolo addosso e facevo il fantasma. E ogni tanto facevo forse il diavolo perché prendevo il forcone e qualcos'altro. Però non penso aver mai avuto un vero e proprio. Cioè, a parte questo, perché ho smesso di fare Halloween relativamente presto. A un certo punto non mi divertivo più, semplicemente facevo da babysitter e portavo altri bambini del nostro condominio a fare dolcetto scherzetto. In un condominio accanto, tra l'altro, una volta è successo che eravamo andati in questo condominio con i bambini del nostro condominio, io e una mia amica, a badargli mentre facevano dolcetto scherzetto. A un certo punto siamo arrivati da una signora, perché comunque Halloween è una cosa abbastanza recente in Italia, qualche decina, quindicina d'anni, credo. E c'era questa signora che praticamente non sapeva cosa fosse Halloween. Qua l'abbiamo spiegato, fa, ah, signora, ragazzi di 75 anni, tipo, no, scusate ragazzi, purtroppo non ho delle caramelle da darvi, va bene se vi do 50 euro? Noi no, signora, no, non ci dia 50 euro, va bene così, no? Allora mi tocca lo scherzetto, no, signora, non le tocca lo scherzetto, non si preoccupi. Ragazzi, io e questa amica ci eravamo schiantati, ma eravamo in imbarazzissimo, ragazzi. Cazzo, accetti 50 euro e come farli praticamente? Dammi l'indirizzo dell'anziana signora. Oddio. Temo stanti vai da vampiro. Io non mi ho fatto accetto scherzetto, no. Io l'anno scorso andai a una festa vestita da Beetlejuice.
Non so chi sia. Bellissimo che un'altra ragazza faceva anche lei un personaggio di Beetlejuice, e giuro non ci avevamo messi d'accordo. Fantastico. Facevo finta di essere la principessa Peach mettendo la coperta attorno a me. Ma a carnevale e ad Halloween non mi travestivo mai perché mi vergogno, e anche adesso. Serafa, sei buffo, mi fai sorridere perché dici con nonchalance facevo il cosplay di Peach a carnevale, ma poi ad Halloween no, di nulla, perché per carità mi imbarazzavo. Va bene, siete fantastici. No, niente, ragazzi, un giorno facciamo Halloween tutti insieme, basta. Andiamo a fare dolcetto scherzetto. Che palle, dove devo andare, Cristina? Una fobia, casa mia. Non c'è una porta. Ben, chiedo aiuto del pubblico. Dove cazzo devo andare? A casa mia. Perché qua ho esplorato 2 volte tutto e non c'è nulla. Una fobia a casa mia. Non c'è una porta che mi porta a casa mia. Dimmi tu perché. Però dovrei sapere dall'inizio, ma ancora non l'ho imparato. Tutto. Partirò da zero quando ancora ci credevo. No, quando ancora non ci credevo, mi sa. Quando ancora ero deriso dal mondo intero. Tutte le battaglie, tutti quegli scontri nati per riuscire ad avverare i propri sogni. Posso lamentarmi, ma devo ringraziarti, ma non devi lamentarti, quindi posso ringraziarti? 8 anni ne ho visti passare. Vabbè, basta, poi la imparerò. Mi vestivo da solo da Peach, ma non uscivo mai travestito. Ah, ok. Questo ci sta. Comunque, ragazzi, non c'è luogo dove andare. Abbiamo un oggetto per risolvere un enigma che non conosciamo. Cioè, questo ha chiuso tutte le porte di casa sua. Ci rendiamo conto, sì? Non ci ha lasciato una porta aperta. Ti giuro, sono perso. A parte che mi sta caricando la live, ma prova ad andare nella living room e controllare il camino. Se non succede nulla, non so che dirti. Eccoci. Se anche Ben non sa che dirci, siamo nella merda. Scusatemi, puristi di Silent Hill 2, che chiedo aiuto per riuscire ad andare avanti, ma qui il game design non mi sta dando una mano. Bene o male, nella campagna principale ce la siamo cavata qui. È un disastro. Per ora. Ok, meno male. Sì, vabbè. Va bene, ci trovo anche una donna nuda in fondo per caso. Per qualche motivo nel caminetto c'è una scala che va su. Per qualche motivo, secondo me. Game design. In alto vedo qualcosa che sembra un buco. Sali sulla scala? Sì. Oddio, qual è un altro gioco in cui c'era un camino dentro della roba? Mad Father, forse. Che è sta roba? Sì, va bene, bene, tranquillo. Al centro della lapide c'è un'impronta quadrata. E sopra c'è scolpito con cura un epitaffio. Con te è morta la gioia. Tutto ciò che rimane è la disperazione, un futuro di domani senza significato. Ma io non mi arrenderò mai. Uno per rivedere il tuo bellissimo sorriso. Uno per chiedere la benedizione degli dèi. Aspetto quel giorno. Quando le tavole copriranno tutto, tutta la tristezza sarà coperta, ma fin quando i miei sogni non diverranno realtà, dovrò inghiottire il mio dolore. C'è una chiave incassata nella roccia sotto l'impronta. Per quanto mi sforzi, non riesco a tirarla fuori. Per chi se lo stesse creando, il vero nome di Katema è John YouTube. Vero, nome e cognome. Midnight Puppeteer. No, non penso fosse Midnight Puppeteer. Ho messo la tavoletta bianca nel muro. Io non mi ricordo nulla di quel gioco, assurdo. Mi sono ammazzato, non l'ho fatto apposta. Beh, la tavoletta è stata inserita. Taglia la tavoletta? No, però no. Mamma Darwin cucinava le dita finte, ripieni di marmellata. Che schifo! Li offriva a tutti e tutti scappavano. Ma ci credo, ma non puoi preparare una roba del genere per un bambino.
Tavoletta nera. Va bene. 37 miliardi di tavolette. Una volta trovato il Nero Graal, offrirò questo oggetto. Tu che rinneghi la morte, portaci eterna fortuna. Scritto sul retro. Togliamo la tavoletta. Proviamo a mettere quest'altra. Ah, l'inventario è già finito, quindi non ci sono così tanti oggetti da trasportare. Perché dovrebbe accadere qualcosa? Io ho bisogno di quella chiave, però non posso fare nulla se no. C'è un'altra tavoletta. Tavoletta rossa. Quando le tavole copriranno tutto. Ah, ok. Devo coprire tutti i buchi. Vabbè, ma non basta metterle tutte e tre. Ci sarà scritto qualcosa dietro. Una volta trovate le rosse parole, offrirò questo oggetto. O dai dormienti, portateci eterna fortuna. Basta usarli tutti e tre, credo. Penso di sì. A Napoli da finte le offriamo a Caputo. Oh mio Dio, Sha, che notte. Aiuto. Ah, minchia. Ok, va bene. Non mi aspettavo questo livello di profondità, ci sta. Questo è il foglio su cui scriverò. È strapieno di roba. Vediamo se riesco a dargli l'ultimo respiro, l'ultimo rintocco. Allora, 1 and 2, poi and 3, and 4, and 5, and 6. No, voglio uscire. Affanculo. Tavoletta. No, toglila. Madonna. Fammi vedere. Nota, su quelle tavole ci sono scolpiti tre dei quattro oggetti che ti servono nel Bearfending per riportare in vita Mary. Per provare a riportare in vita. Ok, c'è una porta, un sacro Graal e una lancia. Bianco fiato. Vabbè. Allora, questa è fatta in altro modo, quindi. Una fobia a casa mia. Non c'è una porta che mi porta a casa mia. Dimmi tu perché. Facile non è avverare i sogni dentro te. Non capisco dove c'hai buchi. Questo affare. Penso uno sia in basso a sinistra, ma non ne sono sicuro. Ma io so che non mi arrenderò. Allora. Come si fa? Allora, se io metto questa ruotata di 90 gradi, cosa copro? La cosa non copro. Non copro lui. Ma copro lui.
Copro lui, ma non copro loro. E questo sì, quindi questi tre rimangono fuori. No. Allora facciamo che questo lo ruoto 180 gradi. Rimane fuori lui. E loro due. Ma per il resto non rimane fuori un cazzo. Qual è questo il Graal? Ok. Skill tipo son fai a quadretti, non a righe. Ma in realtà non è né a quadretti né a righe questo. È bianco e basta. Allora, vediamo. Ok, perfetto. Perché ora... No. No. Merda. No. No, ho sbagliato, devo toglierlo. Mi fai provare a metterla... Mi fai provare a metterla in quell'altro modo? Ho sbagliato. Mi fai provare a mettere quella nera girata a sinistra di 90 gradi? Ok... No. Vabbè, però rimane solo una cosa da provare. No. Novanta gradi a destra. Beh, questo dovrebbe... Sì, ok. Come lo devo mettere? Così. Quindi devo ruotarlo di 90 gradi a destra. Yes. Dovrei. Perfetto. Perfetto. I miei genitori mi chiamano mezzo napoletano perché io da piccolo non parlavo mai napoletano perché dicevo che non mi piaceva. Quindi oggi non so parlare bene il dialetto napoletano e fa strano quando mi chiedono le persone di dirgli parole in dialetto perché magari le so ma le dico male, ma tanto non se ne accorgono. Guarda. Pazzuto. Te parli a uno che ripeti che è arrivato al momento giusto. È arrivato il petting esattamente dopo che mi ero preso male per il rumore. La sagoma della chiave sulla lapide è something. No, perché me l'hai detto? Se fosse per me li cancellerei tutti i dialetti, ragazzi. Oh, si perde un sacco di storia, ma almeno forse si ottiene un'Italia un minimo più unita. Perché veramente, cioè, cazzo, se non siamo uniti nemmeno sotto la stessa lingua, non siamo uniti sotto nulla. Te, ma canta sulle porte, intanto io porte cose io non le ho, già è vero, questa cosa è assurda. Quella è anche una specie di fialetta, ok. Sto guardando a 360p, ok. Ok, io con portare decadema, esatto. Da meccanico assicuro che ho un muro bucato e non un muro attorno a un buco. Poi il Granducato non è più Italia. Ah, il signor Man of Culture as well. Mi ricordi il mio professore? È un fan del Granducato di Toscana e lo rivuole. È un grande. Allora. Di cosa ho la chiave io del cuore delle carte? Della cacia, con su scolpito un fiore di mimosa,
queste descrizioni, ok? Trovata incassata in una lastra di pietra. Non so quale porta apra. Non c'è una porta che mi porta a casa mia. Dimmi tu perché. Facile non è avverare i sogni. Ho capito? Dentro te gli anni passano, mai si fermano, ma io so che non mi arrenderò. Oh oh, virtual hug, visto? Virtual hug sono sempre possibili. Allora, ci sono due porte in cui si può entrare, forse. Sul sound design comunque, ragazzi, nulla da ridire perché è veramente fatto bene. Ho sbagliato porta. Scusa Ernest. Ernesto. The Importance of Being Earnest, che era un'opera di Shakespeare, mi pare. Ma che niente male in realtà. Ma, cioè, niente male un cazzo, sono tutte belle le di Shakespeare, però non me la ricordo tanto bene, quindi mi ricordo che era un gioco di parole perché il protagonista si chiama Ernest, ma lui stesso deve essere, cioè Ernest vuol dire anche tipo onesto in inglese, e c'è tutto il gioco di parole perché appunto lui si chiama Ernest ma deve anche essere onesto, ma non lo è mai, quindi crea un casino, eccetera. Tuk 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 tuk. Ma io non ho una luce qua, non ho niente. Zero, re, zero. Na 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 na. Bellissima l'opening di Re Zero. Se vi incontro vi abbraccio tutti, dal primo al ultimo. Che sembrava un messaggio di spam. Well, hello there. Do you want some cromer? Per me comunque è canon che Spamton chiami Bambi Noelle, ragazzi. Anche se non è canon, lo è per me. Non vedo niente, solo potessi fare un po' di luce. Guarda quanta luce c'è qua. Piglia per l'affare e portalo qui. If I can prove that I've never touched my balls, would you promise not to tell another soul what you saw? Eh? Facciamo vedere, non ho letto. Ho capito, ma porca... Non ho la mappa di questa... Ma fricati! Sì, perché è un cerbiatto. Però il Fanon ogni tanto fa sì che Spamton la chiami Bambi. Well, Bambi, no? Tra le parentesi quadre. E mi fa morire da ridere come cosa. Quindi per me è canon che Spamton chiami Noel Bambi. Dai, andiamo. Scusa, ma qua c'è un candelabrino. Piglialo. Cioè, piglia la candela, pigliala. Madonna, però Maria, sei veramente una rompipalle. Sì, beccati questo, strunz. Ma sì che ce l'hai la mappa di... Kids room, calma. Piano room è chiusa, ma la kids room no, forse. Ma che parlo a fare tanto? No, è invece aperta. Assurdo. Every day I don't get a Noel plush. Vabbè, pensa io che volevo tipo un peluccio o qualcosa a tema Asgore. C'ho solo un poster. Scaffale pieno di fave e altri libri per bambini. Sono certo di non averlo mai letto, eppure mi ricorda qualcosa. Ho i fiammiferi. Beh.
lettino per bambini. Quindi i peluche sono allineati. No, cazzo, pensavo di poterlo rileggere. Stava parlando di una certa Laura, però... Cioè, Laura e Storilda. Però non ho letto... Vabbè, me lo rileggerò in past. Calendario di 10 anni fa. 10 anni fa, novembre. Mica, se fosse stato dicembre, sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Perché poi era veramente una Deltarune reference. Sono dietro di te. Ma visto che mi sembra di aver visto una candela, posso usarla? No. Ho nominato Storilla senza però conoscere. Infatti anche Maria era confusa della cosa. No, è quello che avevo capito, però non ho... Cioè, prima che dicesse quello, cosa aveva notato sugli orsacchiotti? Che c'era scritto Laura? Vai, diamo fuoco a tutto, perché c'è anche la ragnatela lì. 2 o 3 fiammiferi. What the fuck, non era qua? Ah, l'ha spostato lei. Spariti i fiammiferi completamente. Beh. Robaccia dalla tela del ragno. Non sembra esserci nulla di utile. Però avevo visto qualcosa prima. Eccolo qua. No, c'è qualcosa qua sotto. Cretina! C'è chiaramente qualcosa. Oh, grazie. Della pizza usata, no. Ok. C'è qualcosa sotto la sedia. Un biglietto di compleanno? Al mio carissimo babbo, auguri di buon compleanno. Bellino. Da Amy Baldwin. Da Amy Baldwin. Ho il biglietto di compleanno. Tutto qua? Lo devo portare a... al babbo. Probabilmente. La pizza che mangiava Eddie, sì, esatto. No, fantastico. Per terra c'è una pila di libri. Niente di interessante. E comunque non sono mai stata una patita di letteratura e di filosofia. Mi piace che gli autori ci abbiano tenuto a farle dire questo dialogo che non serviva a nulla, ma... sono sentiti in vena di farglielo dire ugualmente. Fantastico. Vuoi che lo dia a tuo padre? Sì, lo so. Vabbè. Aneddoto non c'entra nulla, è proprio su Insta che mi sentivo osservato a casa, non c'è nulla. Sono i muri di casa tua. Da quel babbo di cui un toscano si sia occupato della traduzione. È vero! È vero, io da toscano non ci ho fatto caso, hai ragione. Chi altro ha scritto ripeto è perché proprio vivo qui. Tra l'altro... No! Pog! Incredibile. Che manovra. Stavo pensando che probabilmente per i controlli del mio gioco alcuni pulsanti da utilizzare saranno proprio UI o P. E ho detto, come cazzo faccio a far capire alla gente che è un'esigenza? Puttana tua madre, però. E non un... una cosa fatta apposta. Che succede se triggero la cazzinora? No, è uscito. Also wow, posso usare le tue emote? Non lo sapevo. Yes. Ma quel dialogo è tutta lore. Sei tu che non comprendi che Maria gna gna gna. Vado a salutare. Probabilmente a caso, va bene. No. Stiamo scherziamo. Altro camino. Non c'è niente interessante dentro o sopra il caminetto. Va bene.
Che stava a fa qua dentro il nostro amico a leggere? Che stava leggendo? No. Dove l'ho sentito quel suono del libro che si apre? No, raga, lo sapete anche voi. Ah, quel suono maledetto. Da dove salta fuori? Qual è un altro gioco in cui l'abbiamo sentito? Cazzo, c'è un altro gioco importante in cui ho sentito sto suono. Almeno un altro gioco importante. Ho sentito un suono, ragazzi, terrificante. No, non era il gioco della farfalla. E non era nemmeno Mario. È una cosa... Ah, maledizione. Merda. Oh, mi verrà in mente. Ma sono sicuro di averlo già sentito questo specifico suono in un altro gioco. Qui c'è un libro. Sembra un'enciclopedia delle piante. Perché è un suono di una libreria, probabilmente. Acacia. Albero sempreverde delle mimosacee, appartenente alla famiglia dei piselli. I suoi fiori di colore bianco giallo crescono in racemi. Tra le sue varietà più comuni, l'albero della gomma. Un attimo lo riapro. L'acacia, l'albero della gomma mi ricorda le mod di Minecraft. L'acacia è... A parte sì, è vero. Certo mi ricorda le mod di Minecraft, perché lì c'era l'acacia che dava la gomma. L'acacia è un simbolo potente in molte religioni del mondo. Per i cristiani rappresenta vita eterna e moralità. L'antico Egitto rappresentava purezza e rinascita, mentre per i babilonesi era l'albero della dea Ishtar e come tale simbolo della vita. Era anche l'albero sacro degli antichi ebrei, con il suo legno costruirono l'arca dell'alleanza. Per loro era simbolo di morte pacifica e liberazione dal dolore. Ascoltate bene. Questo suono, regà, vi giuro, io l'ho già sentito. Acacia mille, un genere di piante di famiglia dei mimosacee. O fabacea, secondo la classificazione. Venturino fa questo shitposting in chat sulle acacie, ne vogliamo parlare. Però ho capito, non sono abbiamo già sentito. Ma forse è un altro gioco horror. No. Questo è simile, ma non è quello. No, a me non viene in mente Witch House. È proprio il suono di quando cambia la scena. Oh, eppure, mannaggia la miseria. Io l'ho già sentito, ma non mi ricordo dove. Mori. Non mi pare nemmeno Ib. No, una cosa a cui ho giocato relativamente di recente da ricordarmi il suono. Forse è proprio Resident Evil. Forse è il suono di quando apri la mappa Resident Evil. Qualcuno vada a vedere tipo nel remake o di Resident Evil 1 o 2. Te ti sei non buggato di più, te hai proprio rotto il gioco. Vado a vedere nel remake di Resident Evil se quando si apre la mappa si fa quel suono. Un vaso e la statuetta di un leone, adesso non mi servono. Adesso non mi servono, potrebbero servirmi però in futuro, questo mi vuoi dire? No ragazzi, mi rifiuto di credere che fosse Mario di Music Box. Maria oltre istinto è sciolta il manichino di Lirium.
No, ma non un gioco RPG recente. Un gioco a cui ho giocato di recente. Ma che è? Scusa. Da. Ce la potevi fare, Maria, ma hai deciso di non farlo perché sei una stupida. Ovvio. No, se lava, basta. Non puoi più dirne nemmeno uno, capito? Perché ora ti cominci a dirle a caso, non funziona così. Apri, una porta si apre, non mi dico ho fatto sta strada a caso. Sì, esatto, non me lo facevo ammazzare perché era un gradino sopra, impossibile ammazzare prima del gradino. Ma poi bello è che l'animazione del calcio partiva uguale. What the fuck? Però non me lo faceva fare. No, allora, prima devo provare le altre stanze. Ha rotto le balle. Perfetto, non si apre una sega. Yes, dai, guarda, sembra che preghi. Grazie, grazie mister, grazie Juggernaut. Service room. Che ha visto? Ah, ora l'ho visto anch'io. Nulla di che. Comunque fa veramente impressione pensare che questa roba esista dal 2002. Che c'è qua? Un secchio e una scopa, non me la sento di fare pulizia. Ma perché ci sono queste interazioni? Ma che servono? Quel corridoio mi fa pensare al meme di quell'architetto che aveva progettato un armadio a muro che faceva il giro esterno attorno a tutta la casa. Recuperami questa cosa perché la voglio vedere. Grazie Serava per il petting. Oh, ma non è che sto sempre a guardar lì, quando mi capita il lecco ringrazio. Vado a salutare, cioè, literally, Katema che riscatta, sì, Katema, Serava che riscatta il petting di Katema, sempre Serava dopo che Katema non l'ha ringraziato dopo 2 secondi, disiscritto. Juggernaut, è grazie a te se esiste Silent Hill 2, ma no. Qui non c'è niente che posso usare ora, questo... Qua non c'è nulla che posso usare ora, che aveva detto anche prima, mi mette ansia. Tanto salviamo. No, e che è sto zoom in, incredibile. Allora, procediamo con calma. Dall'altra parte. Ok. Tanto meglio. Porca puttana! E chi t'aveva visto? Oddiamo. Vabbè. Mettilo un po' più nascosto il punto di salvataggio, maledetto figlio di... Punto di salvataggio. Dai! Vabbè. Buongiorno Maria. Ok, abbiamo fatto anche una piroetta, giusto per sport. Infatti mi sembrava ci fosse una saga.
Muori. Beh, la dining room sicuramente si accede da qua, se si accede, quindi proviamo un'altra stanza. Giusto per assicurarci che siano chiuse, e ti pareva aperta. Qui c'è un orologio, ma sembra essere fermo. Non mi serve? Questo non mi serve a niente. Qua non fa commenti sul fatto che non le piace studiare. La libreria è piena di edizioni complete di libri dall'aspetto molto complicato. Tutto questo non mi interessa. Facile a dire nascondere meglio il salvataggio dell'emulatore. Sì. Antiche memorie. Ho molta fiducia, voi potete anche chiamarla fede, nel miracolo della risurrezione dei morti. Sulla montagna dove scendeva la luce, la bestia intonò il suo canto. Con parole di sangue, gocce di nebbia e la notte come vascello, la tomba diventò un campo aperto. La gente piangeva di paura e di gioia per questa riunione, ma la mia fede nel salvataggio di Xukilpaba, che se letta male può essere una cosa molto brutta, non vacillò. Se ne fanno anche nelle antiche leggende. I primi fedeli consideravano la morte non come la fine, ma semplicemente come un percorso attraverso il quale un trapassato torna alla natura. E per loro il processo era reversibile. C'è scritto qualcosa in fondo alla pagina. È stato Ernest a scriverlo, che vorrà dire? Sangue uguale al rosso, nebbia uguale a bianco, notte uguale al nero. Ok. Scrivo. Parte vabbè. Non è che ci voglia un genio a ricordarsi sta roba, ma insomma. Anche memoria è uno degli oggetti del Barefending. Cos'è memoria? Aiuto. Io quando... Vabbè. Stavolta siete stati trementi. Allora. Dai, ma tutto questo solo per leggere di Xukchakuksak? Cioè, tutta sta stanza serve solo a questo? Ah, era il libro che stavo leggendo. Yes. Why do you ask me that? This letter to my dearest daddy. It's from a girl named Amy Baldwin. Your daddy? Punto di domanda. Yes. Where'd you find that? Up in the attic. What a fool. Now, it's too late. I finally understand. Tu sei babbo? Why she was there. Why she was holding that empty envelope which she fell. Ernest. Amy. I'm sorry I reminded you. No need to apologize. You didn't remind me. I've never forgotten. Maria. Some things we forget. Che sta succedendo alla porta? Some things. We can never forget. È tipo come se si stesse muovendo come se fosse in acqua. Effetto grafico della PS2. It's been 10 years, but I still. Ernest, I'm sorry. I didn't know.
No, it's fine. Maria, that letter. I'll leave it here. Thanks. Sto ripensando a una cosa, una domanda. Ragazzi, non torna, però no, dai, perché più ci penso più non torna un cazzo. So you must be. That's why. That's why you could see me. Huh? So perhaps that means that I can hope for a miracle as well. What do you mean? Ancora non t'ho visto, amico mio, ti ho sentito. In the apartment next door, there's a bottle containing. I don't know exactly where it is, but I know it's in there somewhere. I must have it. You want me to get it for you? Why don't you just get it yourself? Scusate. If I could, believe me, I would. Non ce la faccio. But I... Ma perché? Dwight? Ti raccomando. I'll open the stairway door. Ernest, do you really believe it will work? Va bene, voglio riportarla in vita con il cam. Ma perché? That's okay. I don't mind fighting for an impossible cause. Anyway, it beats just giving up and doing nothing. Maria, thank you. Poi è ferita lei, tipo. No, ragazzi, la bottiglia del cam non me l'aspettavo. Porca puttana, Silent Hill, come puoi assecondare la chat? Allora, comunque io, ragazzi, c'ho una cosa che non mi torna. Ma Maria, no? C'è un finale in cui abbiamo visto Acromio decide di andarsene con Maria. No, che poi tossisce. Allora, ammettendo che effettivamente siano... sia tutto reale e lui se ne vada con Maria, ma Maria non è morta da prima con Pyramid Head e poi nella stanza sottoterra? Ah no, perché è morta la Maria dell'Otherworld. Sì, Silent Hill, però che cazzo, cioè. Perché la mia vita è così? Perché quello era l'Otherworld forse, però cioè, allora chi vede cosa in questo Silent Hill? Sentite se lava anche il tono arrogante. Katema, ti ricordi all'inizio live che chiedevo il perché esistavamo? Infatti non mi hai saputo rispondere, ma è normale, tranquillo. Va bene, fai la tua tesina allora di quinta superiore adesso su Silent Hill 2 su tutta la sua cazzo di trama. Fallo, fallo e io metto le palle e il pisello sul tavolo mentre sono in live. Vai, 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 fallo! Si scherza, ovviamente.
Però non capisco, Sava, cosa vuoi dire? Perché esistevamo? In che senso? Esistiamo, punto e stop. Il punto è capire cosa è reale e cosa no. Non spoilerare l'OnlyFans. No, quello c'ha il bor, se permetti. Ok. Ma io sono tornato. Bedroom non ci possiamo andare perché c'è lui. Forse posso salire le scale? Ti esce il capo. Appena si lava, mi fa adesso la sua tesi di quinta superiore. Che palle però. Su tutta la lore di Silent Hill 2 puntuale, sì. Sì, vabbè, se la lasciamo fare. Ma tu vuoi sapere veramente perché esistiamo? Io pensavo dicessi del gioco. Tu vuoi sapere una risposta alla domanda perché esistiamo? In una live di Silent Hill 2. Da parte di un ragazzo di 22 anni. Ti c'è troppe aspettative nei miei confronti. Esistiamo perché un giorno abbiamo avuto un uomo e una donna che hanno detto zun zun. E boom, eccoci qui. Filosofia spiegata all'accademia. Devo andare? Devo uscire, giusto? Ho capito bene? O ho capito male? Mentre ascoltavo sta roba ero in bagno a cacca. Beh, se mi ha fatto tornare qua è perché devo uscire. Esistiamo perché un giorno un qualche anfibio maledetto ha scelto di uscire dall'acqua e mi tocca volare per 40 anni nella mia vita. Vabbè. That's a pretty bad way to see life. Madonna. No! Guess I'll die. Scusa, cosa mi ha dato lui per muovermi? Una sega, non posso fare nulla. Dovete essere più inaccessibili. Quali scale erano inaccessibili? Excuse me, what the fuck? Che scale erano inaccessibili? Avete rotto la balla. Scale inaccessibili, queste sono chiuse. Ah, queste forse, queste in basso. È perché non ci sono altre porte rosse, quindi può darsi sia quella. Quindi a diritto, a destra e poi giù. Sta cagando sotto comunque lei, eh. In my restless dreams.
in my fucking restless dreams. Vai, andiamo a pigliare la cam jar di Marco Merrino. Andiamo. C'è una specie di targa per terra. Amy Baldwin. Era troppo amata da Dio, 7 anni non erano tempo sufficiente. E fanculo però. Death by roaches. Roccioni maledetti, andate via. Via i roccioni. Ben, no, non si può sentire il 2. Sempre vendo per aver comprato la fangame il portachiavi della stanza 112 e Lakeview Hotel. Ah già, è vero che sai che c'hanno anche la match di Silent Hill 2, è vero. È dal secondo giorno di uni che ho rinunciato a prendere treno e metro in compagnia. Perché? Dove sono finito adesso? In che parte della casa? Ci, mi sono lasciato una porta dietro! Vabbè. Holy shoot. Muori. Where is the other one? Comunque non c'è la radio con lei che ti indica i mostri, ma c'è questo rumore inquietante, bene. Cosa passi? Un attimo, è lei che è spastica, non... Meno male. Mi stufo di organizzarmi il primo giorno e il tizio con cui sono arrivato è andato senza di me perché non riuscivamo a contattarci. Ok. Ti giuro portare. Ok. Ma era che prende a calci l'aria, sì, esatto. Quindi ho fatto fuck it, faccio da solo se ci sta. Ho cambiato la pubblica di Discord e nuovo. Ma basta. Impossibile capire chi è Mister ormai. Impossibile. Non ho la mappa di vaffanculo. Te e la mappa di questo posto del capro, ovvio. Si aprono tutte le porte. No! No, guardate dove siamo! Io conosco questo posto, maledizione. No, non mi fa dire no. Non mi fa. Non mi fa. No, non mi fa. Perché ho scelto hard? Ora mi cago sotto perché mi potrebbero non bastarmi i proiettili. Va bene, ragazzi, facciamo una cosa. Finiamo adesso. Perché altrimenti andiamo avanti, che cazzo troviamo? Nulla. Quindi finiamo prima stasera. Guardo giusto questa stanza, ma penso di trovarci nulla. Infatti. No! Zitti! C'è scritto qualcosa sulla scrivania, mentre poi devo decifrarlo. Ho trovato la bottiglia invece. Ho trovato la cam jar. Una volta riportato il cam finisce il sub-scenario. Run. Via. No, 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 se possiamo finire stasera, finiamo subito. Il cam ci ha voluto salvare la vita.
Ma perché posso salire anche? Perché c'è la fottuta mappa? Perché mi dà la mappa della palazzina? Scusa, scusami. Scusa. Allora, fammi capire. Questi coglioni, perché qua le cose vanno dette come stanno. Allora, non so se sarà così, ma se è così, questi coglioni dicono: devi trovare la Kamjar e portarla da lui e finisci il subscenario. Ma se non becchi esattamente la combinazione di porte corretta come ho fatto io, completamente a caso, per trovare la Kamjar, rischi di girare come un coglione per l'intera mappa, per una buona porzione dell'intera mappa dell'originale gioco, non trovando un cazzo ma solo nemici. Ho capito bene. Cioè, ho avuto un culo smisurato a trovare la Kamjar subito. Perché se non la trovavo, giravo per tutto l'edificio. Cioè, tutta la live della prossima volta sarebbe stato io che giro come uno stronzo in questo edificio. Muoio perché ci sono troppi nemici. Non trovo la Kamjar. Ho capito bene? No? Vedi, perché ci si perde in un attimo. Why even bothering a sto punto? Ciao? C'era una scritta, ma pace. Parte il culo, potevi sapere dove stava se facevi la seconda run, ma sì, un pochino te lo riconosco. Ma scusami, ma mi fai un sub-scenario che vuole ampliare di poco la lore? E per trovare... Cioè, loro lo devono calcolare che uno può voler giocare il sub-scenario dopo la prima run fatta. Non possono aprirti l'intera mappa per trovare un oggetto stronzissimo. Ti devono chiudere tutte le porte tranne quella giusta, cazzo. Perché io capisco la volontà di voler ricollegare tutto quanto, ma così è follia, non c'è pensiero critico dietro. E muoviti. Gesù! Esplorazione e medesimazione, ma proprio il cazzo. Maria, però momero, mamma mia. Death by Roccione. Maria, finiamo questo supplì, per favore. Che voglio andarmene a letto. Guarda, eccoti la tua Kamjar. Ora fai il tuo rituale satanico, quello che è. E buona Ugo. Ma quindi puoi trovare la Kamjar anche nella seconda run? Ma poi cos'è questo sfondo? Con lei così? Dove sono? Ok. La tua Kamjar, scemo. That's the only item I couldn't get myself. Non si sa bene perché, ma insomma. By the time I found out about it, I could no longer leave this house. So long. Yes, but Will. Maria, the gods are here. You know it too. You were born in this town. I'm not sure God is the right word. Ah, ok, quello che abbiamo visto prima inciso. Do you
believe in fate? Not really. That's fine then. Comunque è incredibile, giro giusto per questa stanza, ma non penso di trovare nulla. La cam jar, cioè. This is a dead end. There's nothing beyond here. I know. So, what if I had said I believed in fate? That James. He's a bad man. Cazzo, come non lo sai te, Diacronio? Oh. Cosa vuoi sapere te? He's looking for the you that isn't you. Because he's kind? Come fa lei a conoscere James? Know something? Yes. Maria, you're... Anyway, that's just what you think. You don't really know anything. That's fine. Okay. Che palle. Tutto incomprensibile. Via, è tempo di guardarsi 28 video sulla lore di Silent Hill 2. Questo field of view che zoom out. Più criptico non potevamo farlo. Figurati, ma c'è una pistola enorme. Ma non è la ferita, è il tatuaggio della farfalla del piffero. Eccoci. Ottima idea in una città piena di mostri. Per me, boh, la cipolla, credo. Troppo.
No. No, you're not. Do I look like your girlfriend? My name is Maria. Ma hai studiato didattica? Cosa intendi con didattica? Boh ragazzi, questo proprio non ho capito. Questo proprio non l'ho capito per nulla. Didattica come materia non l'ho mai avuta, no. Esiste didattica nell'informatica qua alla mia università, ma non mi interessa nemmeno per sbaglio. Vuoi il bignami del subscenario? Aspettate un attimo, scusate. Scusate, oggi è il 25. No, allora, questo proprio non ho capito. Allora, chi cazzo è quell'altro? Chi cazzo è questo tizio? Perché non esiste? Grazie, mister. Perché vuole la cam jar per riportare in vita la figlia, ok? Ma il tizio non esiste. E come fa a conoscere James? Cioè... Bella la musica, per carità, però questo proprio non ne ho capito il senso. Silent Hill vuole metterci questi elementi soprannaturali che... Vabbè ragazzi, via, ci giocheremo il primo, prima o poi. Ci giocheremo il primo nella speranza di trovare una giustificazione al... mettere questi elementi soprannaturali nel secondo. Poi anche il fatto che si parli spesso appunto di divinità, cose, non la capisco. Ben, io ho scoperto anche che esiste una Enhanced Edition di Silent Hill 2. C'è un motivo particolare per cui mi hai consigliato questa e non quella? Ma per curiosità, Cioè io questa me la sono goduta, però... Livello azione difficile, quindi ho anche completato la difficile e questo va bene. Oggetti 35, distanza percorso, va bene. Non sono mai morto meno una volta, Tempo fase barca non esiste, velocità massima barca non esiste, danni totali. Buono. Vabbè ragazzi, quindi in 10 parti, tra l'altro numero tondo, abbiamo anche completato Silent Hill 2. Peccato che non ci sia la modalità Battle Royale che sblocchi quando finisci tutto, ma pazienza, ce ne faremo un altro. Allora. Ok, perfetto. Credo sia la versione per il PC. Hanno peggiorato un paio di texture e rimosso alcuni suoni che una volta finita tutta la storia hanno senso e ricolleghi. Perfetto. Ok, tocca ai soliti rituali.
metto un po' di musica e metterò quella che vi dicevo all'inizio. Cos'è questo? Silvio Gunner. Allora, come si fa qua? Così. Proprietà. Allora, ho modo di forse. Ok. Allora, catema 11. È ganza anche questo che ho beccato, eh. C'ha dei colori molto particolari, però li, lo indosserei probabilmente. Magari non con l'ombelico, non con l'ombelico di fuori, ma con questi colori così sgargianti lo indosserei. Giusto per darmi l'occhio. E Katemus, vabbè, è uscito da Outer Tail, chiaramente, Katemus in questo momento. Quindi fantastico. Tra l'altro io faccio la linguaccia, sono bellissimo. E poi abbiamo Katemus qui, tra l'altro sono tipo pseudo cibi, non so come dirlo, perché hanno il corpo piccolino ma la testa grande. Ed eccolo qua con il mantello super borchiato, guardalo che studia il suo piano malefico praticamente. E ci sono io, Katemus vampiro, Katemus fantasma. Sì, è... Non avevo un costume migliore, sapete com'è? Bellissimo. Aspetta, devo mettere anche quell'altro. Tanto un minuto ci... Eccola qua. Che sta fa a morire, ragazzi? Preparate. Allora. Perfetto. It's for me, esatto. Bellissimo, poi ci stanno benissimo insieme, quella cosa assurda. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me. Abbiamo finito questa serie su Silent Hill 2, è stato un bel recupero che mi sono fatto molto volentieri, e a questo punto mettiamo sulla lista della spesa anche il primo Silent Hill. Ci vediamo non venerdì questo, non martedì prossimo, ma venerdì prossimo ancora. Forse ci sarà una live jolly, vedremo. Qua è tutto dal vostro Katen, grazie per aver seguito la serie. Peace. Stavo aspettando che finisse.